but you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too long, and I'm not forgiving love away, but I want. Amici di Rete 8, buonasera. Dopo un anno di pausa, causa lockdown, torna A Cena Con, la nostra trasmissione per conoscere da vicino, in modo un po' diverso, la squadra del Pescara Calcio. Noi siamo al ristorante Alusea, nel complesso delle Dune, a Silvi Marina, davanti a questi splendidi piatti che tra un po' assaggeremo. So che ci invidiate un po' da casa e saluto e ringrazio Raffaele Di Gennaro, il portiere del Pescara. Grazie. Ciao Raffaele, a voi. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Devi aspettare un po' prima di assaggiare. Aspettiamo. Come ti sembra? Sono orgoglioso, vorrei attaccare, anche se sono portiere, però. Però aspetta. In questo caso fai l'attaccante. In questo caso fai l'attaccante. Raffaele Di Gennaro, in un minuto mi racconti la tua carriera prima di arrivare a Pescara? Allora, io ho fatto 11 anni di settore giovanile dell'Inter. E dopo uscito dalla primavera sono andato a giocare a Cittadella in Serie B. E poi dopo 2 anni a Latina, sempre in Serie B, poi Ternana, sempre in Serie B, e Spezia, sempre in Serie B, poi 2 anni a Catanzaro, in Lega Pro, e adesso siamo qua col Pescara. Tra l'altro a Catanzaro, in Lega Pro, se non ricordo male, amore e odio con l'Abruzzo, perché una partita con il Teramo hai avuto un brutto infortunio alla spalla, ricordo sì, bene? Sì, bravo, una lussazione alla spalla. Su cross di Cancellotti, tra l'altro. E cosa gli hai detto quando l'hai visto a Pescara? Gliel'hai ricordato, sì? Sì, però lui l'ha messa per far segnare gli avversari. Io sono lì per non farlo fare e quindi non ci ho pensato due volte, sono andato su questa palla. Ma si è scusato qui a Pescara? No, un caffè te l'ho offerto? Un caffè adesso ci pensi. E a Catanzaro naturalmente hai conosciuto da vicino il tecnico Gaetano Auteri, che quando si è liberata la porta del Pescara, perché Vincenzo Fiorillo è andato alla Salernitana, tempo un giorno ed è arrivato Di Gennaro a Pescara. Il rapporto di Di Gennaro con Auteri? Sì, il mister è una bravissima persona, persona vera, che nel mondo del calcio ce ne sono davvero poche, e quindi lui è una persona di quelle e bisogna fidarsi di lui. Il rapporto è buono e quindi mi ha subito chiamato, io ho subito accettato. Quanto ci hai messo per dire sì al Pescara quest'estate? Mezzo secondo. Subito ha detto sì, sì al Pescara. Noi facciamo una piccola pausa, Raffaele, perché Alberto Capo sta inquadrando questi piatti con la sua telecamera. Dietro la telecamera sono tutti invidiosi da casa. Alberto vorrebbe provare, ma non può. No, non puoi neanche dopo, Alberto, tu proprio non puoi. E quindi noi dobbiamo ancora farci una chiacchierata, Raffaele, poi assaggerai questi ottimi piatti qui al ristorante Alusea, nel complesso delle Dune, a Silvi Marina. Ti ricordi in questi anni di carriera la parata più difficile che hai fatto? Una spettacolare, lo so, il tempo non è tanto, perché poi si rifreddano i piatti. Questi sono crudi, ma poi arrivano anche... Ti posso dire un rigore parato con quando ero a Cittadella, contro la Juve Stabia, che era uno scontro, diciamo, salvezza, e lì ho parato il rigore, poi c'è stata una respinta, e ho parato anche la respinta, e lui aveva fatto la respinta in rovesciata, quindi era tutto un po'... Tutto perfetto, tutto alla fine è andata bene a te però. Sì. Hai detto che sei, diciamo, calcisticamente nato e cresciuto con la maglia nerazzurra dell'Inter. Chi era il portiere di riferimento in quegli anni, il tuo idolo? C'era Julio Cesar, e gli anni di Julio Cesar, e poi c'era Handanovic, tutti e due ottimi portieri. Sei mai allenato con loro? Sì, ho avuto la fortuna di allenarmi anche... spesso, e sono dei portieri fantastici. Anche il lavoro durante la settimana, non danno nulla al caso, non lasciano niente, sempre lavoro, sempre migliorarsi, anche se sono a livelli oltre il 100. La cosa che ti ha colpito di più di Julio Cesar e la cosa che ti ha colpito di più di Handanovic? Julio Cesar, la sua reattività. Era una freccia, era velocissimo. Handanovic invece
forse meno veloce, ma sempre sul pezzo, sempre costante, sempre sicuro, e quindi tutti e due ottimi portieri. E noi stiamo registrando questa trasmissione prima delle partite con Fermana e Modena, quindi quando andrà in onda questa trasmissione magari qualcosa potrebbe essere cambiato, però finora la squadra sta subendo tanto e per un portiere non è certo una cosa piacevole. Tu Auteri lo conoscevi e lo conosci bene, ti aspettavi così tanto lavoro, visto che il Pescara è chiaramente una squadra a trazione anteriore? Eh sì, il mister gioca calcio soprattutto e giochiamo all'attacco, perché è giusto attaccare, perché se ti difendi prima o poi lo prendi il gol, anche se ti difendi sotto la linea della palla. E poi anche il Pescara di Insigne, Immobile, Verratti subiva tanto, ma ne faceva sempre uno in più. Quindi diciamo che vi stiate ispirando a quel Pescara, o è troppo forte come frase? È forte come frase, ma se ne facciamo sempre uno in più siamo tranquilli, abbiamo sempre 3 punti. Però se per caso riusciste anche a migliorare un po' l'indietro, non sarebbe male. Non sarebbe male, però ci vuole il lavoro è di tutti, capito? Sia dell'attaccante, sia del centrocampista, sia del difensore, sia del portiere, ma sia in difesa sia in attacco. Perché si attacca e si difende in 11. Secondo te questo Pescara è ancora in corsa per vincere il campionato? Sì, noi siamo venuti qua e quelli che sono rimasti perché bisogna vincere e noi vogliamo vincere tutte le partite. Poi ci sono anche gli avversari, ma in campo ci andiamo per prendere i 3 punti e avere un obiettivo importante. Se ti dovessi chiedere se hai avuto un rimpianto nella tua carriera, c'è un rimpianto magari? Una chiamata che non è arrivata, un'estate dove potevi andare e non sei andato? Rimpianti ce ne sono due. Uno era dopo l'annata di Cittadella, che ero giovane, avevo 19 anni, avevo fatto benissimo, quindi tutte le partite, e mi aveva chiamato il Cagliari in Serie A. Solo che lì non dovevo essere ceduto dall'Inter e andare a titolo definitivo al Cagliari. Lì l'ho vista come un... perché io volevo stare successivamente... Volevi tornare all'Inter? Sì, volevo tornare lì, però magari troppo giovane per pensare, perché adesso ci sono portieri, come ci siamo detti prima, e quindi ho preferito... in Serie A dovevo giocarmela, capito? Quindi magari andare lì a fare il secondo, e ho preferito restare in Serie B e giocare per l'età. Però magari potevo andare e giocarmi lì le mie carte, capito? E un altro rimpianto magari è quando sono tornato da Spezia, sono rimasto un anno all'Inter perché serviva per la lista Champions, sai che i giovani, deve essere il settore giovanile, sono rimasto un anno praticamente fermo e da lì, da tutte le trafile che ho fatto di Serie B, sono dovuto scendere di categoria per rimettermi in mostra. Quanti anni ha di Gennaro oggi, lo possiamo dire? Sì, 28. Troppo tardi per riprovarci a tornare in A? No, non è mai troppo tardi. Siamo venuti a Pescara, che è una società che ha una visibilità forte e quindi si può fare. Il sogno è quello. Tu prima hai parlato di Julio César e di Handanovic, ma se ti dovessi chiedere un portiere, magari non dell'Inter, punto di riferimento tecnico per te, chi può essere? Io ti dico Handanovic, adesso Handanovic. Cioè, vederlo anche da vicino, come i compagni si fidavano di lui, come lui anche senza urlare, senza sbraitare, perché vediamo portieri che magari fanno del cinema, diciamo. Lui con la sua serietà, con la sua tranquillità, riesce a darla anche agli altri, capito? Senza questi modi un po'... E quello mi piace tantissimo. L'Italia ha uno dei portieri più forti del mondo. Oggi ha vinto l'Europeo e il premio di miglior giocatore, che è Gigio Donnarumma. Però fa panchina al Paris Saint-Germain. Tu, da addetto ai lavori, come la vedi questa cosa? Anche che l'Ornava sarà un ottimo portiere, però lui è più forte, quindi vedrai che prima o poi giocherà. Come ti aspetti il tuo futuro in maglia bianca-azzurra? L'hai mai immaginato? Sognare non costa nulla, e quindi sì, ti ho detto che sono venuto qua, anche i compagni nuovi, ma anche quelli che sono rimasti, vogliamo
stare a Pescara e portare la gente allo stadio, a gioire e magari gioire tutti insieme. Senti, dietro la telecamera c'è ancora, lo saluto, Alberto Capo, che sta dicendo a Di Gennaro: fermati un attimo a parlare che voglio venire ad assaggiare questi piatti. Ma gli puoi dire che non sono per lui? Digli ad Alberto, guardare e non toccare. Sono nostri. Ancora qualche minuto, Raffaele, li andiamo ad assaggiare insieme. Chiaramente sono tanti da casa che restano a bocca aperta a vedere questi piatti. Per noi è difficilissimo parlare e non toccare, ma ci manca solo qualche minuto, ci manca. Di Gennaro ha un anno di contratto o due con il Pescara? Uno con opzione. Sì. Immagini un futuro lungo a Pescara? Ti piacerebbe? Sì, però dipende da quel campo verde e quindi risponde quello. Risponde il campo verde. Se invece ti dovessi dire di raccontare il primo Di Gennaro calciatore, quanti dobbiamo riavvolgere il nastro di 20 anni, 22, 23, i pulcini? Fai, sì. Raccontaci, come iniziare a giocare a calcio? Io ho giocato sempre da portiere. Sei ho di? Iniziato Saronno. In un oratorio ho iniziato. Sempre da portiere? Sempre portiere, sì. Mi piaceva tantissimo. Quando mi dava la palla io la prendevo sempre con le mani, quindi non si poteva giocare ad altro. E quindi ho iniziato in questo oratorio di Saronno. Ho fatto 3 anni e poi subito mi ha chiamato l'Inter per un provino. E da lì ho iniziato questi 11 anni di trafila bellissima. Quindi ho fatto qualche dai pulcini. Maglia bianca azzurra, qualche bandiera azzurra incorniciata? Sì, quella della quando abbiamo vinto la Champions dei giovani, quella con Stramaccioni e tantissimi. No. Poi Stramaccioni andò in prima squadra. Sì, due giorni dopo e ci portò alcuni di noi ci portò ad allenarci subito con loro. E quella è incorniciata. Quella è la maglia incorniciata. E la prima parata di Gennaro? Te la ricordi coi pulcini? Adesso no. Ti chiedo troppo. Sì. Ti chiedo troppo. Va bene, allora siccome Alberto Capo mi ha fatto segno che... Ma Alberto, perché dici che non è vero dietro la telecamera? Mi ha fatto segno che dobbiamo quasi chiudere. So che Alberto vuole venire ad assaggiare, ma ripeto, lui non può questa sera. Io ti chiedo un'ultima cosa, Raffaele. Immagina un futuro, immagina Raffaele Di Gennaro con la maglia del Pescara a San Siro contro l'Inter. È il top? Sarebbe il top? Sì. L'hai immaginato mai? Sì, però bisogna pensare prima giorno per giorno. All'allenamento di domani, alla partita di dopodomani e poi si arriva a magari sognare così. Ma quello potrebbe essere il tuo sogno oggi? Il sogno nel cassetto? Sì. Potrebbe? Noi sì. Ti auguriamo, facciamo il brindisi perché chiaramente la bottiglia devi giocare tra un po', quindi non l'apriamo, è lì guardare e non toccare veramente, ma ti facciamo un grande in bocca al lupo. Grazie mille. Ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito nel primo numero di A Cena Con, noi ci saremo ora ogni martedì, ci saremo stesso orario, ringrazio Alberto Capo, dai ora glielo facciamo fare un assaggino ad Alberto Capo e tutti voi che siete a casa potete venire qui ad Alusea, Silvi Marina nel complesso Le Dune, saluto Gennaro che è dietro la telecamera per assaggiare questi ottimi piatti qui al ristorante Alusea. Grazie ancora a Raffaele Di Gennaro, grazie a voi che ci avete seguito da casa, A Cena Con torna la prossima settimana, sempre con un giocatore del Pescara che andremo a conoscere da vicino. Ciao! Ciao! Giving love away.